Allora parliamo sempre di Sanremo con Sergio. Sergio e Simone. Simone, allora Simone, anzi cominciamo con Sergio. Sergio, hai visto un po' Sanremo? Sì, la prima puntata specialmente, poi ho visto dei spezzoni delle altre. Che ti è piaciuto la prima puntata? Il ritorno di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro, grande. Che l'ho ascoltato un po' di tempo fa, le sue canzoni più famose, no? Tu sei toscano? Sì, toscano. Sentito dall'accento come Carlo Conti. Sì, è vero. C'è pure Masini, no? Sì, sì. L'hai seguito Masini? Sì, sì. Poi specialmente mi è piaciuto, perché la mia band preferita, l'esibizione degli Imagine Dragons, quella finale. Ok, allora passiamo invece a Sergio, mentre c'è l'amica che scherza, che non se la fa riprendere, con la rosa, perché domani è anche San Valentino. Sì. Ma è la tua ragazza? No, sì, per carità di Dio, no. Per carità di Dio, ha detto la tua ragazza, così ha fatto pure il segno. Senti, tu hai seguito Sanremo un po'? Io no. Per niente, proprio zero. Chi presenta? Sai chi presenta? Conti. Carlo Conti. E oggi avremo un altro Conti, o è venuto ieri? Oggi, ospite, no? L'allenatore della Antonio Conte. Antonio Conte. Ah, non lo sapevo, allora credo lo vedrò. Tutti i Conti, sì. Non hai seguito manco di rimbalzo, niente? Niente di niente. Carlo Conti, insieme a Carlo Conti, che sono le vallette? Vediamo se lo sai. Sì, mi sa chiedere troppo. Dai, vieni qua, dillo, dai, vieni a dire questa cosa, è pure carina, dai, vieni. Come ti chiami? Vieni qua. Dica, è pure carina. Lisa. Ah, Lisa, ho capito, Lisa, vieni. È pure carina, insomma, perché scappi? Fa lanciare la rosa, fai vedere la rosa perché è San Valentino. Sì, ma... Allora, ragazza. No, no, però... Allora, Lisa con la senza E. Sì. Lisa, c'è anche Annalisa, no, in gara? Sì, sì. Tu hai seguito quindi Sanremo? La prima puntata, ho visto l'esibizione di Albano. Albano e Romina Papri. E Tiziano Ferro, bello. Ma insieme a lui l'hai vista? No, lui è della Toscana. Perché... Ah, tu sei di Roma? Sì, sono di Roma. Però sento pure a te un accento un po' toscano. No, no, è Roma-Roma. Roma-Roma. Senti, che ti è piaciuto? Lei è Ostia, quindi... L'orale. Senti, Lisa, chi ti è piaciuto tra i cantanti? E Tiziano Ferro mi è piaciuto molto. Tra gli ospiti. Sì, Raff. Raff? Che si chiama Favola, qualcosa con Favola. Vivere una favola, no, vabbè, qualcosa del genere. Poi che ti è piaciuto? Siani. Non suggeriamo, per favore. Siani mi ha fatto ridere parecchio. Ti ha fatto ridere? Qual è la battuta che più ti è piaciuta? No. Interrogatorio questo. No, scherzo. Siani ha anche ricordato Pino Daniele, è simpaticissimo, no? Sì. E Lorenzo Fragola l'hai seguito? Sì, e mi piace anche parecchio. E il volo? È veramente spettacolare, sì, sono i tre ragazzi, no? I tre ragazzi. Bravi. Chi dicono che vincono o il volo o Lorenzo Fragola, secondo te chi vince? Secondo me vince Fragola. Vince Fragola, tutti stanno dicendo Fragola. Bene, allora riuniamo il gruppettino, salutiamo, quindi Lisa, grazie, è venuta. Grazie, sì. Dopo averci insultato un po'. Simone? Ho insultato solo loro. E poi abbiamo Sergio. Ok, grazie a tutti, viva Sanremo e anche San Valentino.